Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo ed ultimo video spacchettamento per quanto riguarda Gran Festa, l'espansione per il 25esimo anniversario Pokémon. Con me ho un fracco di bustine, Pikachu V Unione e anche il set premium. Wow, questo qui ragazzi ha un botto di chicche dentro. E ho un totale di 31 pacchetti se non erro, quindi di roba ce n'è oggi da sbustare. Sarò piuttosto veloce, cercherò di essere conciso. Iniziamo ovviamente da Pikachu V Unione, poi passiamo a Ultra Premium e poi sbusto tutto. Avrei anche la collezione di Pikachu con la statuina, ma quella la tengo chiusa proprio perché da collezione e basta. Wow, ok, si è aperta facilmente, incredibile. Vediamo un po' cosa c'è al suo interno. Allora, a parte Unione che si riprende un po' quelle che in realtà ci sono già state, le carte Unione. Questa qui era Jumbo. Molto molto carina devo ammettere, mi piace, per carità. Ci sono tantissimi Pikachu, dovrebbero essere appunto 25, ognuno diverso. E poi anche queste qui che sono appunto le carte Unione singole. Ognuna è diversa. Sinceramente a me queste carte così non fanno impazzire. Cioè sono belle da vedere, ma non fanno impazzire. C'è la professoressa Magnolia sotto. Boh. E ora la collezione Ultra Premium. Sono molto curioso perché io l'ho ordinata senza sapere quello che c'era all'interno. A genius. E sinceramente è stata una bella sorpresa quando poi... Ah, è magnetica. È magnetica, ok. È magnetica, train on, ovviamente continua ad allenarti. E abbiamo tre cassettini, ok, attenzione, non riesco, ecco, riesco, se riesco a farveli vedere. Abbiamo tre cassettini, andiamo ad aprirli in ordine, partendo appunto dal primo, che contiene delle carte metallizzate. Attenzione, una Pokéball, una carta di Pikachu con Locomovolt. Sono dorate, sono oro. E ben 17 pacchetti di Gran Festa. Wow, 17 pacchetti di Gran Festa, stupendo. Queste ragazzi, vabbè, queste le lascio qui, non le apro, però sono bellissime. Se avete ordinato Ultra Premium, ragazzi, avete fatto un ottimo affare. E se non lo aprite, fate un affare ancora più grande. Oh, 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 attenzione. Prima di tutto una spilletta con Pikachu e Charizard, che ricordo Charizard è colpa dei fan se Game Freak lo ama e The Pokémon Company a sua volta. Una moneta Pikachu in metallo, è bella pesante, è davvero pesantissima per essere una moneta. E intanto vi faccio vedere il retro, sono praticamente placcate. E il fronte. Belle. Sono in inglese. Peccato. Però fanno la loro porchissima figura. Tra l'altro entrambi artwork di Arita. Beh, giustamente. A queste non le apro neanche se mi pagano. Queste le tengo qui. Buone buonette. E poi abbiamo il codice, se volete, che è vostro. E un fracco di bustine. Abbiamo l'art set di Fiamme Oscure e l'art set di Fragole Ribelle. Vabbè, queste non le apro, queste me le tengo. Tanto non è che servono a qualcosa aprirle o tenerle a questo punto, dato che Gran Festa è quello che ci interessa. Davvero davvero bello. Andiamo ad aprirci allora questi pacchetti di Gran Festa. Eccoli qua, 31 pacchetti per tentare la sorte cercando le ultime carte che mi mancano. Non le troverò tutte, però ci spero. Cominciamo. Vai. Queste tra l'altro ho sempre un problema per aprirle, quindi velocizzerò il tutto. Va bene, ecco, facciamo così che facciamo prima. Codice come sempre, oggi il video sarà un pochino più lunghetto, ma tant'è. Abbiamo Zekrom, Cosmog, Yveltal e Zamazenta, è roba già trovata, quindi vado molto molto veloce. Ok, ci siamo.
codice. Abbiamo Dialga, Cosmoem, un altro Blastoise, ma dai, è il terzo che trovo, uno spagnolo e due italiani. Ah, va bene, non posso lamentarmi però, non posso lamentarmi. Wow, questo qui proprio l'ho devastato. Yveltal, Dialga, Zekrom e Lunala. Neanche a ristampa, grande, ecco il codice. E vabbè, questi qui li apro così, dai, se riesco a devastarli tanto meglio. Facciamo prima. Abbiamo Xerneas, Kyogre, un altro Blastoise. Oh, Pikachu Surf VMAX! Che bello, questo non ce l'avevo. Però, il terzo Blastoise italiano. Anche basta. Basta, non, cambiatevi se siete altri Blastoise, non vi voglio. Cioè, uno spagnolo e tre italiani. Direi che basta, no? Vanno bene anche tre italiani, ora basta. Perfetto. Sto qui a riposare. Ecco qui il codice. Facciamo così, facciamo prima. Beh, Claydol lo ce l'ho. Facciamo un pochino davvero spediti, ragazzi, Non è che voglio rovinarmi magari una possibile sorpresa, però capite che, insomma, non voglio far durare un video più di quello che dovrebbe. Che qui tutta roba che già ho. I codici ovviamente ve li regalo tutti quanti perché non li rivendo, come ho venduto quelli di Fiamme Oscure, che è andata anche bene la vendita. Niente, anche qui roba che già ho. Qui, ok, tutta quanta roba che ho, il codice. Qui. Ui, attenzione, Mew EX! Ok, questa non ce la sapevo nel set. Sapevo dell'altro Mew, ma non di questa. Ok. Molto carina. Bellissima. Non ce la sapevo nel set. Codice. Ok. Pikachu D, oh ecco, Pikachu D, questa qui ce l'ho, sarebbe Pikachu per chi compie gli anni, no, per compleanno. Questa ce l'ho, originale, ce l'ho del set nella quale è uscita, è una promo, e l'ho pagata neanche troppo, a dire il vero, 20 euro mi sembra, è in condizioni near mint, questa qui appena sbustata è mint, però è la ristampa, sempre, c'è sempre, no, un inghippo, però giusto per knowledge. Allora, vediamo un po' qui cosa abbiamo. Nulla, codicino però è sempre vostro. Poi un attimino aggiusto qui, Vole, sto un po' ammucchiando qui, dopo tanto do una bella pulita. Qui nulla. 31 pacchetti, raga, è tanta roba. Un altro Mew EX e Pikachu volo che già ho. Vabbè, ci sta, dai. Questo è il primo doppione di Mew EX. Posso anche starci. Blastoise, un po' meno. Qui che abbiamo, nulla di fatto. Qui il codicino. E questa mi piace invece, guarda un po'. Guarda un po', questa mi piace. Oh, sì signore, sì signore. Bella, bella questa. Bene. Oh, almeno niente non è. Qualcosina esce comunque. Mm,
Rocket Zapdos! Oh! Calmi tutti! Calmi tutti, vieni qui, vieni qui. Guarda, guarda, guarda che art. Guardate l'art, mamma mia, questo è fenomenale. Quanto è bello questo, quanto è bello. Bello, bello, bello. Bello davvero. Ecco anche il codice. Bellissimo. Bellissimo. A questo punto mancano per trovare insomma tutto, se vogliamo, la ristampe, manca davvero pochissima roba. Mancano Charizard, Umbreon, Venusaur, il Mew Gold, Xerneas, un'altra versione di... Oh, calma, calmissima, mamma mia, mamma mia. Ma chi è? Porca Eva. Wow. Bello. Bello a dir poco. Piano, vai qui piano tu insieme agli altri. Pianissimo, piano. Pikachu Surf non ricordo se l'avevo trovata, ma... Ok, nel caso non l'ho trovata, perché l'altro giorno ho messo a posto le carte nell'album, ma... Non ricordo. Ok, vai, poi qui. Ok, ecco qua il codice. La cosa che mi dispiace però è che qualcuno comunque sia ci è rimasto fregato con le carte... Perché mi stavano dicendo che, vabbè, qua Dark Gyarados ormai è di casa pure, insieme a Blastoise, che gli hanno fregato praticamente i soldi perché i pacchetti erano aperti. Ed erano stati richiusi anche male, si vedeva. Quindi purtroppo, vabbè, qualcuno che ci rimane fregato c'è sempre, specialmente se comprate da siti poco affidabili, eh. State sempre attenti, certificate il sito da cui comprate. Fate qualche ricerca magari prima, se è la prima volta che ci comprate. Ok. Andiamo avanti. Non manca molto, però ragazzi, il bottino di oggi è stato fenomenale. Davvero, anche non trovo quello che vorrei trovare. Al diavolo, cioè è andata benissimo. Sì, mo qua iniziano ad ammucchiarsi le cartacce, però vabbè. Ci sta. Pikachu volo VMAX. Un altro Luxray, livello X, sempre italiano, va bene. Va bene. Doppione, ci sta. Non disprezzo. Apprezzo solo. Qui e via. Ok. Come l'ho aperto non lo so. Un altro Reshiram. Ok. Allora andiamo a fare un recap veloce. Ovviamente i doppioni verranno omessi dal recap. Abbiamo Reshiram, Pikachu Surf VMAX, Pikachu D, Mew EX, Pikachu Volo VMAX, Rocket Zapdos e Pikachu Surf V, che mi mancava effettivamente. Ragazzi, wow, ho trovato troppa roba, Rocket Zapdos, Mew EX, Pikachu D che comunque fa la porca figura e Reshiram, due Reshiram, però Rocket Zapdos è tanta roba. Anche alcune dei doppioni che ho omesso, tipo Luxray e Blastoise, 4 adesso, con quei 3 che ho trovato. Adesso sono 4, 2 di oggi, più uno dell'altra volta, più quello spagnolo ancora. Troppi, Charizard proprio 0.
Comunque, per me Gran Festa termina qui. Chissà, magari in futuro, se troverò altri pacchetti, perché non ne ho più. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Telegram e Instagram. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.